Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati in questo nuovo video sul canale dopo la giornata di ieri, festa dei lavoratori. Il sottoscritto ha lavorato lo stesso, giusto per dirvene una, quindi festa dei lavoratori e tutte ste feste, non ci credo. A me è festa soltanto quando io rimango a casa, quella è festa. Ho lavorato il 25 e l'1, quindi non mi fermo mai un minuto, mi sono fermato per un giorno. Da YouTube, anche se non c'era tantissimo di cui parlare ieri. Allora, siamo arrivati già praticamente alla vigilia di questo Milan Cremonese. Prima di iniziare, però, mi dimentico sempre, stavolta lo faccio. Perché me lo scordo, lo dico sempre alla fine del video, poi dopo devo rifarlo, un casino. Allora, in teoria oggi ci sarebbe dovuta essere la live dell'angolo rosso-nero. Mi tolgo anche gli occhiali, diventiamo anche un po' più seri. È spostata domani perché oggi lavorerò anche di pomeriggio, nonostante abbia lavorato anche la mattina. Comunque l'avremmo dovuta fare oggi alle 5:30, è soltanto rinviata di un giorno, quindi Capoccia Rossonera, Domebet ovviamente già sanno tutto, l'avranno detto anche nei loro canali, quindi ci vedremo domani alle 5:30, solito orario, non un minuto più, non un minuto meno, nel nostro solito appuntamento con l'angolo rossonero. Vi aspetto numerosi. Andate a iscrivervi anche ai canali di Domebet e Capoccia Rossonera. E adesso siamo arrivati al dunque. Arriviamo al dunque. Siamo entrati a maggio, ragazzi. Siamo entrati a maggio. Maggio cosa voleva dire negli anni passati, molti anni fa? Per i più grandi, ovviamente lo sappiamo. Maggio è il mese del Milan. Maggio è sempre stato il mese del Milan. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Siamo arrivati a una settimana dal derby, va bene, io c'ho. Adesso sì, sto iniziando a sentire un po' di ansia, questo sì, non lo posso assolutamente negare perché ragazzi è qualcosa che aspettiamo da 20 anni, sarebbe praticamente una rivincita e io non la voglio assolutamente perdere questa rivincita. Ma prima di questa partita di Champions, dell'andata della semifinale di Champions, ragazzi, ci abbiamo la Cremonese e ci abbiamo la Lazio. Mai, attenzione a non sottovalutare mai queste partite, perché va bene, dobbiamo giocarle, cioè passa veramente tutta la stagione, passa dalle partite di Champions, è inutile negarlo, però non sottovalutiamo gli impegni in campionato, ragazzi, perché altrimenti ci andiamo a fare assolutamente male. Hai paura della partita con la Cremonese? Io, ragazzi, dico di sì. Perché anche all'andata, ma sì, Cremonese-Milan, e poi e anche lì ci fu il turnover per la Champions, dove giocarono Origi, forse la prima volta che giocò Ciao, giocò Rebic, 0-0 e a casa. Io domani gioco in casa, sarò allo stadio. Sei preoccupato? Sì, sono preoccupato, ragazzi, sono preoccupato, perché questi qua vengono a giocarsi praticamente... Secondo me è già giù, Cremonese e Samp già i due posti per la Serie B ce li hanno belli che apparecchiati. Però la Cremonese, a differenza della Samp che ha mollato visto che ha preso 5 gol con la Fiorentina nell'ultima partita, la Cremonese non regala punti a nessuno. Quindi non sottovalutiamo la Cremonese soltanto perché si chiama Cremonese. Da quello che si vede delle scelte di formazioni probabili che dovrebbe fare il mister, mi vedono preoccupato. Mi vedono preoccupato perché, vabbè, lasciando stare Maignan, la difesa va bene, è sempre, tra virgolette, la solita, i centrali li fai girare, hai la possibilità di farli girare, al posto di Kier e Tomori giocheranno Kalulu e Ciao, la sinistra Teo Hernandez, destra Calabria. La difesa è quella. Il problema vengono quando c'è il centrocampo e soprattutto l'attacco, perché uno tra Tonali e Bennacer dovrebbe riposare, Krunic sempre titolare, e ci dovrebbe essere una chance per, io credo per Vranks. Io credo per Vranks, queste sono le partite dove comunque si gioca il riscatto. Io avrei fatto riposare sia Tonali che Bennacer, avrei messo Krunic, Vranks. La preoccupazione mi viene comunque i quattro davanti, perché comunque, vabbè, Leao, lasciando perdere, quindi tre davanti. Leao con la Cremonese io l'avrei fatto riposare. Io
in teoria c'ho il secondo che è Rebic, un Rebic in forma, un Rebic al 100%, io l'avrei fatto giocare, gli dico Leao, stai bello buono in panchina, ti tieni per la Lazio. E invece saremmo costretti a giocare sempre con Leao. Brahim Diaz dovrebbe riposare, io sento la chance per De Ketelaere, ragazzi, il De Ketelaere di adesso, sapete che io non sono mai sceso dal suo carro, ma difenderlo in questi ultimi periodi è veramente impossibile, cioè io penso si possa dire, spero che il mio amico Capoccia Rossonera non mi odi, ma difenderlo adesso è francamente qualcosa di masochista, cioè non so, è impossibile difenderlo, ragazzi. Sulla destra invece c'è la sorpresa Salemakers. L'altro giorno mi ero dimenticato che dissi che ha fatto il suo secondo gol in campionato, me lo ricordo, non mi ricordavo quando l'aveva fatto, lo fece a Maradona, dove fece Cristiano Salemakers. Quindi voglio dare fiducia più a Salemakers. In questo momento io do più fiducia a Salemakers, ragazzi, lo sapete io quello che ho detto in passato su Salemakers, piuttosto che De Ketelaere. Io Brahim Diaz lo farei giocare anche domani. Giroud lo devi far riposare. In teoria noi in attacco avremmo sostituti, in teoria, Ibrahimovic, Origi, Rebic. Domani dovrebbe giocare Origi, ragazzi. Allora, Origi, Rebic e Ibrahimovic in questo momento un giocatore, uno solo, non lo fanno. È inutile crederci, sperarci. Io sono preoccupato per queste scelte di formazione, io sono preoccupato per la mia panchina principalmente. Poi che domani spero, mi auguro di gioire per una vittoria, ragazzi, con la Cremonese. Se non lo fai con la Cremonese non dovrei stare neanche qui a parlarvi. Però ve l'ho detto, quest'anno le seconde linee mancano clamorosamente. All'andata, io mi ricordo, i primi punti che mi mancano a me all'andata sono proprio quelli con la Cremonese. Mi ricordo i punti strappati all'ultimo al Verona, a Verona col gol di Tonali al 90esimo. Mi ricordo con la Sampdoria, raga, abbiamo rischiato di pareggiare con la Sampdoria, che comunque alla fine abbiamo vinto, ma eravamo 10 contro 11 con gol di Messias e rigore di Giroud. Quindi voglio dire, quest'anno per noi non esistono partite facili, proprio per le scelte di formazione. Perché se noi, ovviamente non si può, una squadra giocare sempre con i soliti 11 non può. Però si fa fatica, perché comunque i panchinari non entrano mai in forma. Complimenti, signora. Scusate, ma cioè, ragazzi, mi capirete anche voi. dicevo, mi è un attimo scombussolato. Fanno fatica a entrare in forma, fanno fatica a entrare negli schemi, e quest'anno, secondo me, il campionato magari no, ma andare più avanti in Coppa Italia, qualche punto in più a quest'ora in campionato avremmo dovuto averlo sicuramente, perché io adesso ve li rielenco. A me mancano i punti con la Cremonese all'andata, a me mancano 2 punti con la Salernitana, 2 punti con l'Empoli, 2 punti col Bologna, 8 punti. Voi immaginate con questi 8 punti, perché in queste partite qua io mi ricordo tantissimo turnover, col Bologna 10 undicesimi, con la Salernitana di meno, con l'Empoli, Rebic, Origi davanti, e con la Cremonese all'andata, anche lì abbiamo fatto un turnover, mi ricordo, clamoroso. Io con questi 8 punti oggi non starei qui neanche a parlare. Con quegli 8 punti, oggi ne abbiamo 57, saremmo a 65, saremmo sopra la Lazio. Quindi capite bene che quest'anno i fatti dicono questo. I fatti dicono che le seconde linee, ragazzi, purtroppo siamo arrivati a maggio, bisogna ormai arrivare ovviamente a fine stagione con questi. Preoccupati, sì, non sottovalutiamo questa cazzo di Cremonese. Adesso tra poco sentirò anche le parole del mister, però non potrò fare la reazione alle sue parole. Io sinceramente spero che domani qualche giocatore in più giochi. Spero che giochi Brahim Diaz al posto di De Ketelaere. Ragazzi, io basta su De Ketelaere, non lo voglio lanciare titolare. Perché se anche domani in casa contro la Cremonese questo qui sbaglia, poi San Siro non perdona. San Siro non perdona. San Siro, cioè, ragazzi, negli anni passati San Siro fischiava Seedorf. De Ketelaere ormai non lo perdona più. Io ci vado sempre allo stadio, ragazzi. Quando questo qua tocca palla, mugugni su mugugni, ragazzi, non è inutile negarlo.
E invece poi ci sarà Vranx, che a me sinceramente tutti quanti dicono deve giocare Vranx, deve giocare di più. Io l'ho visto contro il Bologna, me lo ricordo benissimo, la partita col Bologna, non, cioè proprio mi ha fatto un'impressione tutt'altro che positiva. Quindi io sinceramente domani scenderei non con la formazione titolare, ma con più titolari. Troppo turnover non va bene, ragazzi, troppo turnover non va bene perché domani... Se sbagliamo l'approccio e per puro caso la Cremonese trova il gollettino, poi lo sappiamo, le difese, quelli che si chiudono, il Milan soffre, ma stramaledettamente. Quindi domani è una partita da vincere a tutti i costi. Poi con la Lazio ovviamente penserei alla Champions League, là ci avete tutti gli alibi che volete. Da lì in poi mancherà soltanto la partita con la Juve. Poi dopo abbiamo Verona, Spezia e Sampdoria. Cioè, io mi auguro che con Cremonese, Spezia, Sampdoria e Verona, ragazzi, io da lì voglio almeno 10 punti, non dico 12, ma almeno 10 punti li voglio. Se poi dopo riusciamo a vincere una tra Lazio e Juve e fare questi punti qua in Champions League, noi abbiamo fatto il nostro. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi posso anche salutare, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Spero di non avervi passato la mia preoccupazione. Preoccupazione ma ottimismo comunque. Cioè, io domani vado allo stadio, vado a tifare, spero di vedere la vittoria. Come dicevo negli altri video, io spero che una vittoria all'anno per 3-4-0, ma arrivi, perché non arriva mai. Non arriva mai. Ragazzi, iscrizione al canale, mi raccomando, il mi piace è importantissimo, condividetelo, ciao a tutti.